A volte i cervelli in fuga ritornano. No, non si tratta di un rimpatrio definitivo per Vincenzo Di Nicola, 35 anni, ingegnere informatico di Teramo, inventore dell'app GoPago, un'applicazione che consente di effettuare pagamenti in remoto in maniera semplice e sicura, che 2 anni fa è stata acquistata dal colosso dell'e-commerce Amazon. Di Nicola continua a lavorare negli Stati Uniti, lì dove pulsa il cuore della Digital Revolution, ma facendo proprio il motto del presidente americano Kennedy, non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, ma cosa puoi fare tu per il tuo paese, ha deciso di tornare nella sua Teramo per dei corsi gratuiti di informatica. Lo slogan è: se vuoi lavorare impara a programmare, e prende spunto dalla consapevolezza che entro il 2020 l'Europa avrà bisogno di circa 800.000 professionisti informatici. Per me sembra normale tornare nel paese che ti ha dato i natali, che ti ha istruito, che insomma che ha dato tanto per me, quindi mi piacerebbe dare qualcosa anche indietro a questa città che secondo me è bellissima e può fornire grandi potenzialità per i giovani. A me piace molto ricordare Kennedy che diceva non pensare a quello che il paese può fare per te, ma a quello che tu puoi fare per il paese, ed è per questo che sono tornato e vorrei fare qualcosa di bello qua. Voglio dare le basi di computer science, dell'informatica avanzata e moderna ai giovani e alle persone di talento, di volontà, che vogliono imparare cose moderne, cose nuove, per poter imparare, per poter migliorare le proprie skills, per poter migliorare le proprie abilità, per poter competere a livello mondiale. E una cosa che ci tengo a dire è che l'informatica al giorno d'oggi è semplice, basta solo la volontà e la perseveranza di seguirla e poi si possono riuscire a raggiungere risultati davvero molto molto importanti. È aperto a tutti, attualmente abbiamo aperto le iscrizioni ai Teramani, ma comunque idealmente a tutti quanti. Cercheremo di registrare le lezioni in modo che le proietteremo a livello nazionale e speriamo che il prossimo anno, le prossime edizioni, ci sarà ancora più attendance, ancora più interesse di pubblico.